È stato un risultato positivo in vista della classifica e siamo stati anche bravi nel pareggiare subito la partita, perché non era facile su un campo, perché comunque è uno scontro diretto e l'abbiamo colto bene. Adesso ci prepariamo bene per domenica. E vincere è fondamentale perché sarebbero 3 punti importantissimi per raggiungere il nostro obiettivo. Normale che dobbiamo andare in campo con la giusta mentalità e il giusto equilibrio, senza andare lasciando magari troppi spazi e cercando magari prima di stare lì e non prendere gol e poi cercare di farne. Qui abbiamo trovato un equilibrio, comunque stiamo lì, cerchiamo di non subire molto e che l'occasione prima o poi ci capita. E dobbiamo magari far meglio rispetto a Gubbio sulla questione magari di concentrazione fin dal primo minuto, perché dopo se prendi gol magari si mette diversamente. Dobbiamo cercare di non ripetere i primi minuti a Gubbio e essere più concentrati fin dall'inizio. E come hai detto te, si è stati bravi a pareggiare subito la partita, e perché magari in passato se prendevamo gol ma andava un po' più in difficoltà. Ora invece stiamo dimostrando che siamo una squadra comunque viva, che ci crede fortemente, e cercheremo di farlo da domenica fino alla fine. Ormai sto facendo sia un po' a destra che un po' a sinistra. Normale che magari gioco diversamente, magari sulla destra gioco col mio piede e invece a sinistra gioco a piede invertito, però sinceramente non trovo nessuna differenza, mi trovo bene in entrambe le posizioni. Il Renate è una squadra comunque, cioè una bella squadra, vengono da una vittoria importante, cioè da un pareggio scusa importante e verranno qua sicuramente per vincere la partita, perché vogliono un posto per fare i play-off. Noi invece dobbiamo cercare di vincere per la nostra salvezza e, visto che giochiamo in casa, dobbiamo dare di più rispetto a loro.